sono gli arresti, quegli ultimi arresti che ci sono stati in Valsusa. Possiamo andare avanti intanto. Andiamo. Oggi 22 di febbraio, questo è uno dei 40 cortei che si stanno svolgendo in Italia. 40 cortei per rispondere all'accusa di terrorismo che è stata mossa non verso quattro ragazzi, ma verso tutto il movimento NOTAV. Sono giorni di terrorismo mediatico dove parlano delle persone che si stanno opponendo all'alta velocità in Val di Susa come fossero dei terroristi. Ricordiamo che in 20 anni di lotte il movimento NOTAV ha raccolto pubblicazioni, coinvolto economisti, raccolto tutte le ragioni necessarie a sostenere il no all'opera. Non bastasse che l'intera popolazione della valle quell'opera non la vuole, l'ho anche motivato. E comunque i poteri forti vogliono proseguire con l'opera, hanno militarizzato una valle intera, hanno costretto la gente a subire posti di blocco quotidiani, la presenza di polizia, dell'esercito, hanno costretto quella popolazione a vedere i loro boschi secolari sradicati per aprire un cantiere che dovrebbe costruire un'opera che devasterà quella valle per sempre.